Sì, velocemente, Presidente, solo per dire che ho letto l'emendamento 19 a cui faceva riferimento adesso il consigliere Figliomeni, scusi, stavolta ho sbagliato io, però è stato proprio un lapsus. Dunque, il discorso di prevedere eventualmente dei delegati laddove i municipi non istituissero la consulta, anche questo argomento era stato posto sul tavolo dalle consulte stesse. Di fatto è stato scartato da più parti, perché pensare che un delegato poi di fatto qui nell'emendamento leggo è nominato dalla Commissione Politiche e Sociali, cioè la Commissione Politiche e Sociali dovrebbe nominare un delegato che vada in cittadina a rappresentare tutti i cittadini con disabilità o associazioni di quel municipio. Mi sembra veramente troppo forzato. Di fatto quel soggetto dovrebbe essere al limite eletto da cittadini o comunque da associazioni, insomma da rappresentanze, eccetera. Quindi chi rappresenterebbe poi all'interno della consulta, anche senza diritto di voto? Di fatto non rappresenterebbe nessuno, solo se stesso, quindi non credo che possa essere una soluzione. Io l'avevo anche valutata, l'avevo comunque esplorata. Quindi ecco, questa soluzione dei delegati non è percorribile, per cui ribadisco che l'unica soluzione è rendere la consulta cittadina indipendente dalla Costituzione delle consulte municipali, e quindi l'unica soluzione praticabile, continuo a dire, è quella di poter avere singoli in consulta cittadina.